quest'oggi vi porteremo in un luogo davvero davvero interessante. Si parla tanto di alta velocità in queste settimane in Italia, ma dove tutto è iniziato è proprio qui in Campania. È un museo nazionale, ripercorre le tappe fondamentali della storia della ferrovia in Europa, perché qui ci fu il cuore di quel sistema di trasporti. Gilli Castellano. Buongiorno dal Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa a Portici, realizzato negli spazi una volta occupati dalla fabbrica siderurgica fondata nel 1800 da Re Ferdinando II di Borbone. Qui sono custoditi 170 anni di storia, locomotive, carrozze, divise, a partire dalla prima tratta in Campania e in Italia, la Napoli-Portici fino all'alta velocità, o quasi. In questo collegamento daremo spazio anche al modellismo. A tra poco. Adesso facciamo due passi indietro nella storia, torniamo a Pietrarsa, dove l'orgoglio del Regno di Napoli, una ferrovia per prima nell'Europa continentale, la Gran Bretagna, la grande potenza dell'epoca, se la battagliava insomma con il Regno di Napoli per il primato nelle ferrovie. Gilli Castellano è proprio con la protagonista di quell'epoca, vediamo. Buongiorno, questo è il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Portici, a pochi passi da Napoli, e questa è la prima donna dell'esposizione, la locomotiva a vapore Bayard. Qui nella mia posizione c'era il macchinista, in quest'altra posizione il fuochista che alimentava praticamente la locomotiva con il carbone. Questa locomotiva, la Bayard, è quella che ha percorso nel 1839 la prima tratta della ferrovia italiana, la Napoli-Portici, 7 chilometri percorsi in 11 minuti alla velocità oraria di 40 chilometri. Il protagonista di questo sviluppo fu Ferdinando II di Borbone. Vediamo il contributo. Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, inaugurato nel 1989, sorge su ciò che prima era un opificio borbonico. Per volontà di Ferdinando II di Borbone, era qui che venivano assemblate le locomotive a vapore che provenivano dall'Inghilterra, ed è qui che nasce il sistema ferroviario del Regno delle Due Sicilie. Era una necessità di movimentazione delle persone, occorreva che il popolo iniziasse a spostarsi per aumentare la produttività del regno. Ci ha raggiunto Luigi Cantamessa, responsabile rotabili storici delle Ferrovie dello Stato. Quali sono i numeri del museo? Il museo di Pietrarsa vanta una superficie di 36.000 metri quadrati, di cui 14.000 coperti, ospita una varietà enorme di mezzi e di rotabili, tra cui quello più prestigioso è la carrozza dell'ex treno reale davanti alla quale ci troviamo in questo momento. Andiamo proprio a vederla, siamo nel 1936, questo è il nostro conduttore che ci accompagnerà, eccolo, ci apre la porta, possiamo andare. Perché fu commissionato questo treno? Questo treno fu commissionato per le nozze del principe ereditario Umberto II di Savoia con la principessa Maria Giuseppe del Belgio nel 1936, e per la costruzione furono delegate le officine ferroviarie della Fiat di Savigliano, vicino a Torino. Questo è il salone? Questo è il salone principale, che si denota e si connota per lo sfarzo degli arredi, soprattutto per la bellezza del cielo, come ferroviariamente chiamato. I fregi, che sono mutati nel tempo a seconda delle situazioni politiche del nostro paese, oggi sono quelli delle repubbliche marinarie e delle province italiane. Proseguiamo e arriviamo in un altro ambiente. Questo è il salottino privato dei reali, dei politici, direi il cuore della carrozza. Su queste poltrone si è seduto il re e probabilmente si sono prese alcune decisioni storiche per la sorte del nostro paese, prima poi di essere condivise ai collaboratori della sala più grande che abbiamo visto prima. Re, quindi, presidenti, passeggeri comuni nella storia lunga 170 anni della ferrovia italiana, ma non solo. Vediamo il contributo. Siamo in una carrozza per il trasporto dei detenuti, carrozza del 1920, e come vedete tutta una serie di celle. Questa carrozza veniva posizionata alle spalle della locomotiva, in testa al treno, proprio per evitare la fuga dei prigionieri. E qui, alla mia sinistra, dove si accomodavano i gendarmi per la custodia e la sicurezza del trasporto dei detenuti.
Abbiamo già visto la Bayard, la locomotiva a vapore, il passaggio successivo è l'alimentazione a nafta, come nel caso della littorina. Che cos'è la littorina? La littorina è un veloce mezzo ferroviario, è una invenzione tutta italiana. È una carrozza dotata di motore che già dal 1930 consente di spingersi oltre i 100 km orari. È legata all'epoca fascista. Assolutamente sì, Mussolini inaugurò Littoria arrivando nella città pontina con questo mezzo e da lì il nome Littorina, che fu anche vanto nel regime per i successivi 20 anni. Qui vabbè, ci sono altri modelli di locomotrici, ma andiamo al passaggio finale, prima dell'alta velocità. Il modello Tartaruga, che cosa cambia? Cambia tutto. La tartaruga volante è lo stacco verso l'alta velocità. Nel 1969 le ferrovie dello Stato superano i 200 km orari con questa locomotiva che per l'epoca era avveniristica. La 444-001, la prima della fortunatissima serie, è qua a Pietrarsa a testimoniare lo slancio ideale delle ferrovie italiane verso il futuro. Siamo arrivati appunto al trasporto su ferro. Oggi in Campania può partire il servizio di Maria Laura Massa. Dai 7 chilometri della Napoli Portici ai 1385 di oggi, in un paese che ha sempre privilegiato l'asfalto alle rotaie, la Campania si distingue. È qui che è stata realizzata anche la prima funicolare su un vulcano attivo, 1880, e 9 anni dopo la Cumana, seconda ferrovia metropolitana al mondo dopo quella di Londra. Nel 1925 la direttissima Napoli-Roma fu il primo passante ferroviario d'Italia. Nel 2005 ecco la prima tratta italiana della TAV, la Napoli-Roma, di recente completata fino a Torino. La metropolitana regionale, avviata nel 2000, è la più grande opera pubblica in corso in Italia dopo l'alta velocità. Ha finora attivato 54 chilometri e 39 tra stazioni e fermate. Negli ultimi 10 anni, da quando lo Stato ha trasferito alle regioni il servizio ferroviario locale, la Campania è la regione che ha investito di più nel trasporto su ferro, l'1,50 del suo bilancio contro la media dello 0,1 delle altre. E gli utenti sono aumentati del 40%, record assoluto in Italia, come racconta il rapporto pendolari a 2009 di Legambiente. Più che sulla quantità e sulla qualità del servizio che bisogna ora lavorare, età, affollamento dei treni e mancanza di coincidenze su alcune direttrici sono le lamentele ricorrenti dei pendolari campani. In chiusura diamo spazio al salone sul modellismo. Qui che cosa possiamo vedere? Qui possiamo ammirare in scala la riproduzione di tante locomotive che sono esposte in scala 1:1 negli altri padiglioni. E poi c'è il plastico di Brunetti. Il plastico, chiamato anche 300 treni, perché tanti erano i modellini che poteva ospitare, autocostruito da un macchinista bolognese negli anni 50 con un lavoro di oltre 15 anni. Grazie, grazie. Il museo resta aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:30, il sabato e la domenica visite guidate su prenotazione al numero in sovraimpressione. Il museo è anche collegato con la metropolitana di Napoli, dal museo di Pietrarsa. È davvero tutto, grazie, lì nello studio.